Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri. Articolo 21. Un programma di Lino Polimeni. Diciamo che sto arrivando da Simeri Mare e non potevo cambiarmi, non potevo mettere l'abito. È la prima volta nella mia vita che entro in trasmissione, da quando faccio televisione, con la tuta. E sto arrivando da lì. Sto bene? Anche, sono eleganti pure con la tuta. Grazie. Sto arrivando da Simeri Mare
non ho avuto il tempo di cambiarmi, e siamo arrivati direttamente a portare il lavoro per il montaggio del servizio e di quello che abbiamo visto ieri attraverso i collegamenti Skype, e oggi sono andato direttamente lì a Simeri Mare. Guardate amici, vedere adesso le responsabilità, chi ha colpa, chi non ha colpa, ecco, una cosa va detta, e lo dico ai commissari, alla triade del comune di Simeri Mare, perché ci sono i commissari. Ora, capisco bene, veda, cari commissari, io mi sono messo una tuta, un paio di stivali, che tra l'altro avevo portato degli stivali, non andavano bene, mi hanno dato degli stivali per camminare lì, se la regia ha qualche immagine, quando io sono con gli stivali e con la tuta, sono andato lì e non ho badato se mi sporcavo o non mi sporcavo, eccetera. Io credo, e lo dico ai commissari di Simeri Mare, mi dispiace, uno arriva da Roma, l'altro da Reggio Calabria, io non ho nulla contro di loro, però si chiama buonsenso. Sono i cittadini, guardate come ero io lì messo, sono i cittadini che devono venire al comune di Simeri, avendo perso macchine, moto, potevano venire solo col ciuccio, con l'asino, potevano arrivare, cari commissari. Allora, di fronte a una sventura del genere, io commissario di un paese, commissario di una città, vado in prima linea e scendo lì. Ma scusate commissari, lo fanno i prefetti, lo fanno i presidenti del consiglio, lo fanno i sindaci, ma perché in una emergenza così voi non siete scesi a parlare con chi ha perso tutto, compreso le macchine? Queste sono le immagini del drone, e io poi che cammino, che sono lì a raccontare, a raccogliere le testimonianze. Ma guarda, fermo, torna indietro. Guardate qua, anzi fermo immagine, fermo. Guardate qui, questa è una villa, due ville, che il muro che separava le due ville, sfonda il muro di una villa e io sto entrando da una villa all'altra. Guardate qui, è un muro di contenimento, un muro di sostegno, un muro di stabilità del palazzo. Immaginate voi, il muro è fatto bene, io non lo so, è fatto bene, ci sono dei pilastri, dei mattoni, io sto entrando da una villa all'altra, c'è il mare, il maltempo, la pioggia, l'acqua ha sfondato la parete. Che succede? Alcuni avevano fatto dei lavori, per colpa di questo muro che sfonda, gli entri nell'altra casa dove quelli avevano fatto i lavori per salvaguardarsi dall'acqua, quindi l'acqua gli entra da un'altra villa, da un'altra casa. Allora, quando voi, fermo, trovate la vostra casa sfondata in questa maniera, la vostra villa, quello che è, e poi c'è la testimonianza di alcuni papà con i bambini che sentivano l'acqua che spaccava tutto e che saliva, a un certo punto il papà gli dice ai ragazzi, tranquilli, nella peggiore ipotesi saliamo sul tetto, perché si poteva arrivare sul tetto. Erano arrivati a 4 metri d'acqua, mobili buttati, completamente tutto distrutto. E allora, cosa è successo ieri? Ieri ci chiama, ce la segnala Paolo, andiamo in collegamento Skype e praticamente rappresentiamo così. Intanto, prima di mandare quel pezzo, voglio parlare un attimo della AIL, parliamo di questa, eccola qua, cos'è? È una stella di Natale. È bello, mi piace questa stella di Natale con l'articolo 21, e la stella di Natale potete trovarla in tutte le piazze, abbiamo anche la scritta, togli campagna sociale proprio lì sopra, proprio. Campagna sociale per AIL, ogni malato di leucemia ha la sua buona stella, da domani 8 dicembre, domani saremo con voi anche in trasmissione, il 9, il 10 e l'11 dicembre. Aiuta la ricerca e la cura della leucemia. Per saperne come sostenerci e dove trovare le stelle AIL, andate sul sito ail.it.
Bene, una bella occasione anche per parlare di questa campagna dove praticamente per sostenere... Chiedo scusa, ancora ripeto, sono arrivato, togliamo la scritta, sono arrivato con da dove abbiamo registrato ed è la prima volta nella mia vita, da quando faccio televisione, dal 1989, che non avevo mai indossato una tuta in diretta televisiva. C'è sempre la prima volta, è successo proprio per farvi capire la stima che ho avuto per queste persone per aiutarle. Ma la cosa che loro mi hanno detto, Lino, ti prego, non ci lasciare, perché qui, sapete cosa accade? È come il morto in casa, no? Il morto in casa arrivano i parenti, i cugini, arrivano tutti quanti, ti abbracciano, solidali con te, la tristezza, quello che è successo, ma dopo una settimana non c'è più nessuno, come al solito. Mi suggerisce l'assistente. Come al solito, cosa vuol dire? Che dopo una settimana tu chiudi la porta e rimani solo. E guardate ancora oggi l'acqua, guarda, guarda, questi sono gli stivali che mi hanno prestato per entrare dentro. E quindi dopo una settimana tu non ne parli più e questi vengono abbandonati. Calcolate che quando è successo nel 2011, 2018 e 2022, oggi, nel 2018, 4 anni fa, ancora pagavano i danni del 2018 perché per l'umidità avevano spaccato. C'è stato un signore che ha fatto tutti i lavori per i danni del 2018. Sposta i mobili sotto casa e gli arriva l'alluvione, quindi ha dovuto, è rimasto senza un bicchiere. Pensate che il comune ha provveduto oggi forse per un pasto caldo a tutti quanti, perché non hanno nulla oggi. E diciamo che la nostra presenza, mi hanno detto, hanno notato molto movimento di macchine e vigili. Oh, voglio ringraziare perché ho visto la Protezione Civile, Calabria Verde all'opera a Simerimari. Allora, torniamo in studio. Andiamo a vedere cosa è successo nel collegamento di ieri. Ecco perché poi alla fine decido di andare e raccontarvi questa storia di Simeri Mare, una tragedia, una burocrazia che non funziona. Ma attenzione, la cosa che emerge da chi ha comprato le case e di chi ha costruito, dove ha costruito, chi li ha autorizzati e chi era il sindaco dell'epoca. Lo vogliamo sapere e siamo curiosi, perché noi di Articolo 21 andiamo dai commissari per sapere chi ha costruito. Lo sappiamo chi ha costruito perché l'hanno detto chi ha comprato, ha costruito l'impresa Lobello, chi ha autorizzato lì le costruzioni, se era regolare, chi era il sindaco di quel periodo che ha autorizzato l'ufficio tecnico, chi ha dato le autorizzazioni per costruire. È questo che vogliono sapere coloro che hanno comprato una casa e hanno speso da 300.000 a 400.000 euro. Lo vogliono sapere loro e sono circa 30 famiglie in queste 30 villette, dove poi alcuni spiegheranno, dove in alcuni casi queste case hanno fatto da protezione agli altri, quindi un fiume in piena che fa da barriera per proteggere gli altri, quindi hanno sbagliato, hanno messo le case in discesa, un caos. Poi vedete, io non sono un tecnico, ma da quello che hanno detto e da chi io invito i 30, le famiglie, perché si riservano con una class action, con geologo, avvocati, periti, ingegneri che dovranno calcolare i danni. C'è gente che ha danni per 100.000 euro per ogni casa, perché hanno perso anche le macchine. Guardate cosa ieri nel collegamento abbiamo detto. Sono Lino Polimeni. Buon pomeriggio. All'articolo... Allora, lei si chiama come? Salvatore Rocca. Signor Salvatore, è tutta la sua mobilia di dietro? Sì, sì, la mobilia di tutta casa mia. Tutta la sua, guarda lì, no? L'ho vista, guarda. Sì, l'ho vista, ma quindi a casa cosa gli è rimasto? Il nulla, perché io, è il secondo alluvione che subisco. Nel 2018 c'è stata la stessa problematica,
e io dopo 4 anni ero riuscito, stavo ristrutturando la casa dai danni dell'alluvione del 2018. Per questo avevo sceso tutta la mobilia di casa mia nel locale deposito seminterrato, e per cui ho perso tutto, cioè non c'ho più niente. Quindi la sua casa è stata completamente invasa dal fango. È stata invasa fino a un metro tutta il seminterrato e un metro sopra la strada. Cioè, scusi, 3 metri d'acqua nella cantina più un altro metro a casa sua? Sì. E che è successo? Lino, tu non hai idea di quello che c'è. Guardi, qui sembra Beirut. Guarda, te lo faccio vedere bene. Piano, gira, fermo. No, torna indietro. Fermo, vai un po' a destra, ancora. Guardate un attimo le villette. Fermo, immagine, questa. Signori, guardate la situazione. Siamo a martedì, stiamo parlando di domenica notte, fino alle 4 del mattino c'è stata una tempesta d'acqua mai vista. Potevo aggiungere solo una cosa? Prego. Allora, noi per il primo alluvione abbiamo ricevuto un indennizzo di 5.000 euro che l'hanno denominato pronto immediato sostegno. Io l'ho ricevuto dal 5 di novembre del 2018, l'ho ricevuto dopo 3 anni e mezzo e ho dovuto documentare i miei danni, cioè io ho dovuto documentare la mia tragedia per avere dopo 3 anni e mezzo l'immediato sostegno. Giorgio, buon pomeriggio. I danni, vedo, a detta del signor Salvatore, hanno sbagliato a costruire in quell'area? Beh, gli sbagli probabilmente sono più di uno. L'area che non è geologicamente, idrogeologicamente idonea probabilmente, le costruzioni che sono una a fianco all'altra e quindi non consentono il deflusso verso il mare dell'acqua piovana, e quindi siamo in una sorta di piscina che trattiene l'acqua quando arrivano queste bombe d'acqua. Senta, dopo il 2018, oggi 2022, le case vengono depreziate anche economicamente, perdono di valore, giusto? Io credo che sia più che perso, azzerato il valore di queste abitazioni. Non credo che nessuno oggi verrebbe a comprare una casa qui. Provate a chiedere i danni o continuate a vivere così? Beh, adesso cercheremo di capire intanto nel momento dell'emergenza come uscirne fuori, e poi sicuramente abbiamo già costituito un comitato qui del villaggio Levante, e l'occasione buona per farsi sentire sarà questa sicuramente. Senta, signor Giorgio, quanti sono le abitazioni al villaggio Levante? 42? 42, 49 ville? No, 42. Però interessate sono una quindicina. Interessate sono nella parte più bassa, quindi quella più facilmente invasa dall'acqua. Ok. Ma poi ci sono anche altri villaggi, il villaggio Ponente alle nostre spalle, il villaggio Maestrale, Porto d'Orra. Quindi è tutta l'area che è stata edificata con dei criteri probabilmente non corretti. È una tragedia. Teniamo i soldi, lavoriamo una vita per poi buttare tutta. Questo le devo dire. Senta, grazie. Signora, non è il caso di capire e trovare le responsabilità? Sì, bisogna trovare le responsabili, perché c'è qualcuno responsabile di tutto questo. Tonino, mi senti? Sì, sì. Tonino, cosa vuoi dire? Perché so che siete nulla, veramente tristi. Più nulla, io mi sono giocato 45.000 euro per mettere la casa in salvamento, è arrivato il fiume di nuovo, un'altra guerra, adesso sono povero, senza nulla e senza malato, no, e questa è la situazione. La schiena per i divani. Si è rotto la schiena, è in difficoltà lui, non è possibile avere una persona malata in questo stato, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma lo stato dov'è, ragazzi? L'ambulanza non è venuta perché non può entrare qua. Non c'è l'ambulanza perché non possono neanche soccorrere, perché è tutto bloccato, cioè, sto signore Lino, morale della favola, se arriva un'altra botta dal cielo, qui la situazione è catastrofica, capito? È catastrofica. Non possiamo pensare a quello che è successo adesso. Noi dobbiamo pensare a quello che potrebbe succedere domani. E qui la situazione, questo è un signore malato, malato, sfido chiunque a venire qua a vederlo. Domani, Paolo, domani è mercoledì, se non erro, domani arriviamo con le nostre telecamere. E noi ci siamo andati, noi ci siamo arrivati questa mattina, eravamo lì dalle 10:15,
siamo rimasti fino alle 12.30 circa, poi il tempo da Simeri arrivare nei nostri studi a Lamezia, il tempo dei tecnici di montare, quindi una volta arrivati in studio non hai più i tempi per nessuna cosa, sono rimasto vestito per come ero lì oggi in diretta. Allora, amici, guardate, abbiamo zone come Montepaone, come Stalletti, Squillace, Catanzaro Lido. Oggi ho incontrato un imprenditore, un rappresentante, un agente che rappresenta l'Electrolux e mi ha detto a Catanzaro Lido: Lino, abbiamo danni per 200-250 mila euro nella nostra impresa. Di fronte al CRAI, io non so se viale vicino lì, nella parte di Giovino, quelle zone. Prego? Viale Crotone, di fronte al CRAI, quelle case, quei palazzi, io mi chiedo, ma chi ha dato l'autorizzazione per costruire sottoterra lì? Perché dal livello della strada scendi almeno di 5-6 metri. Watson elementare, chi le ha costruite quelle case, quei palazzi, chi le ha costruiti, chi li ha autorizzati? Altri danni, pronto? Pronto? Sì, pronto. Sono Polimeni, chi è? Sono Luigi. Ciao Luigi, da dove chiami Luigi? Da Barone. Da Barone. Barone, ah sì, da Catanzaro, prego. Allora, no, lo dico Barone perché chi ci segue da Castrovillari o da sì, Trebisaccio sì, o da Reggio Calabria, perfetto, Barone, perfetto. Parliamo di Catanzaro, chiedo, prego. Allora, ciò Polimeni, sì. L'acqua che arriva da Simeri... Attenzione, si parla di maltempo sabato e domenica, è vero? Sì, si parla di altro maltempo sabato e domenica, prego. Alle due di mattina al Barone c'era un lago al fiume dei Castacci di 24 metri di larghezza e 8 metri di altezza, perché io abito là. Io questo si ripete ogni 5, 6, 7, 10 anni, e il fiume Castacci porta tutta quest'acqua che arriva da Catanzaro. La bonifica, io sono stato alla bonifica e mi hanno detto che dove c'è la bonifica cementata deve comandare la... Ma lei sta parlando prima del centro commerciale, giusto? Ancora più avanti. Ma dove c'è il brico? Dove c'è il brico di Raffaele? Dove c'è il brico? Sì, esatto, perfetto. Okay, sì. Okay. Allora, sono andato alla Regione Calabria e mi hanno detto che se il fiume è cementato è competenza della Regione Calabria. Allora, guarda, ti posso dire questo? Oggi ho parlato con Veronica, che diciamo colei che in qualche maniera è l'agenda del presidente. E ho chiesto un intervento del presidente della Regione Calabria in merito ai disagi e alla distruzione della provincia di Catanzaro. Ho chiesto, vediamo se lo facciamo venerdì o nella peggiore delle ipotesi lunedì nel pomeriggio, sempre in diretta. Ho chiesto un collegamento Skype col presidente della regione per capire se la regione interviene in qualche maniera. Questo signore parla... Prego. No, allora, la regione Calabria non può intervenire, è competenza della bonifica, perché dove non c'è cemento sui fiumi c'entra la bonifica. La bonifica è assente, non pulisce i fiumi da oltre 7-8 anni. Io sono andato più a volte, io ho una pensione per cani, allora praticamente volevo fare un muro e mi hanno detto che non posso fare il muro perché loro non hanno soldi per fare i muri sul fiume Castacci. Allora vi posso dire, io ho la premetria del fiume, la buonanima di un nonno, che il fiume deve essere 24 metri di larghezza, non arriva nemmeno a 8 metri di larghezza. Perfetto, abbiamo capito. Bene. Scusa, la diciamo da Barone l'ultima. Prevenzione, sì. Mai più questa situazione, no? Non può essere, sì, che si va avanti a raccontare 2011, 2018, 2022. No. Ora che facciamo? Questo. Altri 4 anni? Lo sapete cosa ho sentito? Io ringrazio questo signore, prenotate altre telefonate. Signori, questa è la trasmissione dedicata a voi, dove le istituzioni, i sindaci, i commissari che non scendono nei luoghi del disastro, è dedicata a voi. 393-7728-223.
Il caso Simeri vale per tutta la provincia, ma per le zone dove è accaduto a Crotone, è accaduto a Corigliano, è accaduto nell'aspetto anche idrogeologico, l'aspetto dell'erosione del mare. C'è tutta una situazione, è un disastro. I sindaci non hanno soldi, c'è il vuoto intorno a tutto questo. Ma non possiamo vedere una persona che a 60 anni si mette a piangere e dice: tutti i miei risparmi erano qui dentro, o volevo abitare un'area tranquilla e non ho trovato la tranquillità. Uno ha detto: voglio andare via subito da qua. Quelle case a Simeri hanno perso il mercato, hanno perso il valore di quelle case, perché fermo, scusate, ma queste case non le avete finite? Come mai? No, perché ci deve abitare ancora, ma perché devono... Quanto tempo che sono ferme queste case? Io vorrei sentire qualcuno dell'opposizione o maggioranza o ex sindaci di quel posto. In particolare non voglio sentire il sindaco che praticamente si parla di autorizzazioni, che io... Certo, per autorizzare c'è un ufficio tecnico, l'ufficio tecnico ha valutato i problemi, i danni, ha valutato tutto questo. È quello che vogliamo sapere. Se le cose sono in regola, stanno bene in questa maniera, ci sarà un problema. Chi è che ha creato il problema? Queste persone perché devono pagare ogni volta questo prezzo? E vale per altre zone. Probabilmente il costruttore ha costruito perché è stato regolarmente autorizzato. È regolarmente autorizzato perché sono tutte case accatastate, fanno parte registrate, tutto regolare, case che sono a norma di legge. E allora, se sono a norma di legge e accade questo, c'è qualcosa che non funziona. Lo vorremmo capire. Dove sta il problema? Chi è il colpevole? Chi sono i colpevoli? E poi vedere, guardate qua, una casa finita, altre non finite, io non so quale zona sono quelle, lì ci stanno, sempre lì, sempre quell'area. Ecco, io non so chi è che ha costruito quelle altre case, quindi guardate un attimo quante sono, guardate qua quello che c'è. Guardate, qui sono quelle piano piano, grazie, finite, e arriviamo piano piano, giusto, questo è il drone di questa mattina, arriviamo anche nella zona del disastro. Vedete, in alcune case il problema non c'è per niente. Cioè, ad alcuni di fronte, lo descrivo nel servizio, sono perfetti, senza problemi. E invece lì gli è stato, quelle case, quelle 20 ville, sono da barriera per tutte le altre e pagano loro il prezzo. E allora tutti questi signori che abitano qua dovrebbero ringraziare queste famiglie ed essere solidari con queste famiglie e aiutarle, perché loro vi stanno facendo da barriera alle vostre case. Stivali, e andate ad aiutarli. Stivali, andate. Chi prende il reddito di cittadinanza? I ragazzi di 30, 40 anni, ma per la miseria, ma avete un attimo di rossore, andate ad aiutarli. Dopo la pubblicità parte il servizio. Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto. Il mio? Beh, una bella casa, innovativa e con il miglior comfort abitativo. Perché continuare a sognarlo quando da Bigmat trovo tutto ciò che serve per la costruzione, ristrutturazione e rinnovo della casa? Bigmat è da sempre al fianco dei professionisti del settore, privati e artigiani, con una gamma completa di materiali per tutte le esigenze, dalle fondamenta al tetto, con soluzioni tradizionali all'avanguardia, con servizi personalizzati per ogni esigenza, dalla progettazione edilizia alla realizzazione di case in legno. Ampi spazi espositivi ti aspettano nello showroom Abimat. Qui troverai un'ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, oltre che l'Abimat Color Collection, con una palette di 72 colori e sfumature cromatiche studiate e create ad hoc per rispecchiare le tendenze del momento. Un team esperto in progettazione di interni ti accompagnerà per soddisfare il tuo stile e i tuoi gusti. Bigmat, il tuo sogno è la nostra realtà. Trova il tuo punto vendita Bigmat in Calabria su bigmat.it. No,
Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. La salute dell'occhio è fondamentale per la qualità della vita. È necessario sottoporsi a controlli medici periodici, mirati a prevenire e diagnosticare l'insorgere di eventuali disturbi e difetti visivi. Il dottor Giuseppe Mingrone è un oculista e si occupa della cura e della prevenzione delle patologie che colpiscono gli occhi su pazienti di ogni età, dai bambini agli anziani. Esegue visite specialistiche con strumenti all'avanguardia per prestazioni diagnostiche e chirurgiche. L'esame della vista fornisce una valutazione accurata della tua capacità visiva e misura la salute generale dei tuoi occhi. Il dottor Giuseppe Mingrone riceve presso il Minerva Surgical Service a Catanzaro in via Lucrezia della Valle 19. Info 338 60 53 556. Dal 1980 lo studio radiologico di Siderno lavora nella diagnostica per immagini con un'offerta di servizi e prestazioni erogabili anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Da noi è possibile effettuare risonanza magnetica a 3 Tesla per lo studio dell'encefalo e del midollo, risonanza magnetica aperta ad alto campo, risonanza in ortostatismo, TAC alta risoluzione e mammografia con ricostruzione tridimensionale. Siamo dotati di un ecografo detto Supersonic che individua tumori di piccole dimensioni, punti di forza, tempi d'attesa bassi e possibilità di sedazioni anestesiologiche anche per bambini. www.studiorad.it. Info 0964 38 21 11. Scegliere una residenza per anziani e disabili a cui affidare un proprio caro non è facile. Bisogna valutare bene la qualità dell'assistenza e dell'ospitalità. Per questo noi ci siamo affidati a Villa Santa Spina, residenza che sorge nella splendida Petilia Policastro, nuova e all'avanguardia, dove ogni ambiente è progettato per dare un senso di sicurezza e comfort. Dispone di 80 posti letto, sala relax, palestra, mensa, un'area incontro e di tutti i servizi essenziali per la tutela della salute, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il luogo ideale per il benessere dei tuoi cari, dove uno staff altamente qualificato ogni giorno si impegna per migliorare la qualità della vita degli ospiti, con percorsi personalizzati di attività sociali, ricreative e riabilitative per una vita attiva e stimolante. L'obiettivo è creare una vera e propria comunità, un luogo in cui sentirsi a casa, perché dove c'è amore, quella è casa. Villa Santa Spina, via Nazionale 44, Petilia Policastro, Crotone. Info 0962 19 23 902 www.villasantaspina.it. Cavo, I see. Cavo, I see. Cavo, ghiacciato. Cavo, ghiacciato. Cavo, l'amaro del capo. L'amaro più amato.
Buongiorno e buon pomeriggio a chi ci segue. Oggi è il 7 di dicembre, domani una festività, non so che festività è in questo momento. Intanto accanto alla mia sinistra abbiamo il professore che è primario del Policlinico. Si vuole presentare, professore? Sì, sono il professor Giorgio Gasparini, ordinario di ortopedia all'Università Magna Grecia di Catanzaro e primario del reparto di ortopedia del Policlinico Universitario. E lì funziona, lì le cose vanno bene, diciamo. Ne parliamo un'altra volta. Oggi parliamo di queste cose che non hanno funzionato. No, qui, che non hanno funzionato. Beh, volevo legare un po' le cose. Qui abbiamo Salvatore. Salvatore Rocca, impiegato Telecom. Impiegato Telecom. Quindi un primario, un impiegato, un pensionato, un ingegnere, un avvocato, la persona comune che vive in questa via che si chiama via. Villaggio Levante. Villaggio Levante, questo è, non c'è una via principale, questo è il Villaggio Levante. No, proprio il nome. Il nome è Villaggio Levante, siete qui, è il Villaggio Levante. Il CIVI. 42 abitazioni. Allora, io voglio chiedere, quando si costruisce, qualcuno ha detto in diretta che gli anziani dicono che essere un letto di un fiume. Ora, professore, e lo dico anche all'impiegato, alla gente comune, a tutti quelli che hanno comprato, ma sapevate o non sapevate cosa si stava acquistando? È una domanda che ci poniamo tutti quanti. Diciamo che noi sapevamo quello che acquistavamo come immobile. Ma non solo, ma è tutto regolare, attenzione, qui è tutto regolare, sì, tutto, sì, tutto catastato, è tutto sistemato. Tutto perfettamente regolarizzato. Abitabilità. Sulle carte siamo a posto. Sulle carte siamo a posto. Il piano regolatore esisteva, gli atti notarili erano tutti regolari, quindi gli acquisti di tutti noi sono stati acquisti normati, controllati, regolamentati e certificati. Allora, cosa succede? In pratica la notte, giusto, di sabato alle ore 22? È più tardi, alle 2 di notte. Beh, noi diciamo dalle 22 inizia la pioggia, ma il peggio è tra l'una e le 3 di notte. Sì. Cedo la parola a Salvatore perché ero fuori. Quindi allora, vai, Salvatore. Sì, è successo alle 2 di notte, 2 meno un quarto. Praticamente mi ha chiamato un altro vicino come me. Sì, grazie. E praticamente mi si è messo a gridare il fiume è sondato, scappiamo, perché è successo come l'altra volta. Praticamente dal lato di là arriva un'onda d'acqua. La famosa onda anomala, ascolta. Travolge. Però la cosa incredibile, sentite la storia di Salvatore, cosa fa? Senti, un attimo, scusi. Che succede, signora? Scusi. Succede questo, perché se io non sto fuori, le persone che passano, tipo qualcuno del comune, non si ferma, non entra. Noi non siamo delle pedine, non è un gioco di dama, uno sì e uno là, perché a dama sono bravo, ma in questo gioco no, io non vinco, vincono loro, perché io resto nella necessità e basta. Ed è la seconda volta ad avere un danno così grave e mi dispiace perché sono assenti a volte. Ma chi è assente, scusi? Assente il comune, perché se tu non lo chiami non entra in casa, passano dritti. Ed è la seconda volta. Basta. Il comune è presente da sabato notte qua, signora. Però io sono fuori. Questi mezzi sono qua, è stata opera del comune. Soccorsi. Non penso che sono arrivati. I vigili sono stati. Mi piace della situazione, ma non è così. Vabbè, immaginiamo la drammaticità della cosa, comandante. Io credo che il rammarico subire 2018. Per subire, comandante, lei conosce la zona. Chiamato i carabinieri per avere i vigili ed è vergognoso perché in casa mia c'è un ammalato grave. C'è una persona che non sta bene. E allora cosa dobbiamo fare? Guardare, dare diciamo un sentiamo po'. Un attimo la presenza, cosa dice il comandante, anche perché mi sembra. No, sì. Voglio dire, no, io do voce a tutti, io però, la mia libertà e la sua libertà. Comandante. Io per avere questi. Okay. Comandante. Il comune, lei dice che dalle 22, dalla mezzanotte di sabato è qui? Sì, certamente. Comandante dei Vigili Urbani? Io, l'ufficio tecnico. Salvatore, voi siete testimoni della giornata, cosa c'era? Qui comune, ufficio tecnico? Alle 2, alle 3 di notte, sicuramente il signor Crispino, sì, che io ho conosciuto in questa fase del comune, era presente qua, io a lui l'ho visto. Crispino non l'ho visto io, ero fuori. Lui, no, da me. È venuto a dare una relazione, a fare una relazione. È entrato in casa mia, no, perché io non potevo uscire, io non potevo entrare. Cioè, ha detto. Era che girava con la macchina. Voleva capire il danno, voleva capire. Io ero sequestrato in casa mia perché l'acqua mi arrivava fino al collo e non potevo uscire. Però adesso noi veniamo a casa sua.
sono stato fino a mezzogiorno chiuso in casa con nessuno. Da sabato che siamo bruciati qua, quello. Esatto. Ok, noi vogliamo sentire tutti. I commissari scendono? I commissari adesso hanno una riunione con i delegati del villaggio e poi scenderanno. Ok, ci vediamo dopo allora. Stiamo parlando del comandante in divisa, che il ruolo è quello di comandante, ma noi non avevamo bisogno del comandante. Abbiamo bisogno di protezione civile, abbiamo bisogno di Calabria Verde, ha bisogno di col tempo qualcosa in più. Non ho capito, signora. Per avere i vigili del fuoco, i vigili, bisogna chiamare i carabinieri. Però dopo aver chiamato i carabinieri... C'è un'emergenza generale qua. Sono arrivati subito, però. Protezione civile, Calabria Verde, vigili del fuoco, chi deve arrivare più? Di Soverato da noi. Nel 2018 è venuta la squadra di Soverato. Quindi si allertavano gli altri. Guardi, signora, mentre era allertato Simeri, era allertato Catanzaro Lido, Squillace, Stannetti, c'era la provincia di Catanzaro, che voi forse avete subito più danni, ma a Catanzaro Lido poco fa ho visto degli imprenditori dove ci hanno buttato 200, 300, 400 mila euro di... Però io credo... 300 mila euro ce l'abbiamo buttati pure. Dico, io credo che alla base chi ha costruito a Catanzaro Lido, a Squillace, a Stalletti, nei posti e nei luoghi, forse bisogna capire e verificare prima. Cosa bisognava controllare prima. O se sono stati fatti piani regolatori e licenze appositamente per farli costruire. Devo far presente una cosa. I commissari che sono stati nominati dal Ministero degli Interni non sono di qua. Uno è di Roma, uno è di Reggio, però nella nottata hanno coordinato pure loro con noi la situazione. Hanno chiamato la protezione civile. Non potevano. Sono i commissari? I commissari sono il dottore Lombardo e la dottoressa Lombardo di Reggio? No, è di Roma, la dottoressa Tripodi e il dottore Tedesco. Poi li sentiremo dopo. Li stiamo conoscendo ora comunque. In questo momento i commissari, perché vengono il Ministero degli Interni. Signora, adesso andiamo, Salvatore, ritorniamo un attimo. No, andiamo un attimo a raccontare. Il professore dov'è? Il primario, come si chiama il dottor? Gasperini. Dottor Gasperini, dottor Gasperini, è lì. Dottor Gasperini, dottor Gasperini, buongiorno. Buongiorno, andiamo di là. La signora anche danno ha subito dove? Tutti. Ah, quella che ha parlato abbastanza. Ha potere di delega. Allora, andiamo un attimo, Salvatore. Perché cosa succede, Salvatore? Tu praticamente nel 2018 avevi avuto... Ho avuto la stessa situazione che vedete ora. Per come tutti. Allora, tutti. Nel mio caso particolare. Cosa fa? Prende i mobili, dove va a ristrutturare? No. Aspetti, allora, il 2018, quando si asciuga casa mia, il pavimento del piano, diciamo, del primo piano, mi si lesiona tutto. Io, dopo 4 anni, ero riuscito a raccimolare qualche soldino mio, personale mio, per recuperare quello che nel 2018 mi era capitato. Pertanto ho iniziato i lavori, tutti i miei averi e mobili sono scesi giù, depositati giù nel locale. Li hai messi tu nel frattempo che facevi i lavori. Certo, per poi risalirli. Invece lunedì, invece di rimontarli che avevano finito i lavori, li hai buttati tutti. Qui di fronte. Allora, i mobili del signore prima erano sotto. Parliamo di tutto l'arredamento. Di tutta la casa. Di tutta la casa? Perché io stavo pitturando, ristrutturando la casa. Io non ho una forchetta, non ho un bicchiere, non ho dove sedermi, non ho nulla. Io ho quello, non ho scarpe, non ho niente. Quindi le porto da mangiare anche? Sì. A me tutti i giorni mi devono portare da mangiare, se no non riesco neanche a mangiare. La signora è? 30 metri quadrati sotto persi, elettrodomestici, cucina, divani. E della famiglia? Siamo, sì, un'altra abitazione. Per raccontare? Sì, è proprio tutto un disastro, nessuno che ci ha aiutato, soltanto l'altro giorno qualche vigile che ci ha aiutato, i divani li abbiamo dovuti fare a pezzi, non siamo riusciti a togliere niente. E adesso abbiamo le maggiore di fronte casa, abbiamo la fogna otturata, nessuno che ci viene a sturare. Il villaggio totalmente costruito male, non ci sono canali di sfogo, c'è una pendenza totalmente errore. Lei si sta ponendo lei queste domande, ha detto, mi ripete, non c'è una... Non ci sono dei canali di passaggio, di scolo dell'acqua. Ho capito cosa vuole dire la signora, allora, queste case praticamente sono state costruite male. Nel senso sono state costruite male? Nel senso che... Come lei vede, la pendenza è così. Ci sono le immagini dall'alto del drone che stanno inquadrando. No, è a scendere, quindi...
lo sfogo dell'acqua doveva essere verso il mare, invece a noi ci hanno fatto al contrario, hanno fatto la barriera e siamo una vasca. Cioè voi siete la barriera? Il muro dell'acqua, in modo tale che tutti gli altri non vengono invasi, e così noi ci prendiamo la fogna, ci prendiamo tutto il resto. Bisogna condividere i danni con loro. Queste case dovevano essere costruite dai vari ingegneri che hanno ingegnato la costruzione di queste case, dovevano essere... Chi ha costruito qui? Lo Bello. Come? Lo Bello. L'impresa? Lo Bello. Lo Bello. Non è bello qua, però. Facciamo una battutaccia che non c'entra nulla, però... Alluvione, io essendo seconda casa non ho avuto neanche un euro di risarcimento, però ho dovuto poi spendere milioni e milioni per mettermi a sanare il piano di sotto, non ho avuto un euro. Alla fine voi state difendendo, siete da barriera alle altre case. Ma la barriera alle altre case è quelle di vicino, siamo una piscina. È una piscina, per continuare, queste case no, dovevano essere... Al contrario. E in mezzo alle case, come dicono anche, mi hanno detto i vigili del fuoco. Quindi l'impresa Lo Bello quanto ne costruisce di ville qua? No, non le sapevo. Cioè tutto quello che noi vediamo dall'alto? Probabilmente sì. L'anno di costruzione e di acquisto? Almeno un 15. Io l'ho comprata nel 2007. Quindi stiamo parlando di 15-18 anni, professore? Io l'ho presa nel 2008. 2008. Qui poi mi dicevano i vigili del fuoco che, e forse probabilmente erano pure previsti, cioè in mezzo alle case ci vorrebbero le vie di fuga, cioè i vialetti. Dei camminamenti anche. I vialetti per la sicurezza. Sì, non carrabili. Come passaggio, diciamo, fisico, e sia l'acqua, se c'erano il metro di passaggio, si convogliava verso... Quindi se un geologo, un ingegnere fa una constatazione, constata tutto questo? Mancano, se lei va a guardare le altre villette che sono verso diciamo, la farmacia di là, ci hanno sti vialetti tra uno e l'altro. Sia per l'acqua che per le persone. Cioè se io sono rimasto in casa lì affogato, c'era il vialetto di là, magari me ne andavo. E invece no, non ci sono. Professore, vuole aggiungere qualcosa? Non c'è nulla. Direi che non c'è molto da aggiungere. Prego. Ci accompagna dentro casa, io vi ho lasciato quel materiale lì, ci vediamo dopo. Ora un attimino abbiamo dato pure una pulita, gliel'abbiamo data ormai dopo due giorni. Quante persone a chi? Siamo in quattro qui. Buongiorno. Questi ragazzi, figli, nipoti, chi sono? Sono amici dei miei figli, questo ragazzo pure è un amico, c'è un altro, c'è solo amici e che mi stanno aiutando. E c'è pure un ragazzo che... Allora cosa succede? Lei i mobili da sopra... Li scendo qui sotto. Senta, ha capito da quello che emerge che c'è qualcosa che non va qua? L'avevo capito 4 anni fa. Cioè. L'aveva già capito 4 anni fa. Il valore delle... Un coglione a rimanere, purtroppo. Ma non doveva andare. Il valore delle case? Ormai neanche dimezzato, forse di meno. Lei pensa che questa via, questo villaggio, questa cos'era? Questo era un locale deposito, diciamo, chiamata tavernetta, dove io, le ripeto, avevo le cose che tenevo, in più avevo sceso tutti i mobili, avevo sceso tutto. Quello, diciamo, è l'ultimo, tutti i piatti, i servizi. È l'ultimo pezzo che dovevo risalire, come vede. E qui ora è vuoto, ma sono fuori. C'è quella l'argenteria, i cornici. Guardate ragazzi, i ricordi, le foto, i regali del matrimonio, le bomboniere. No, qui era peggio di un terremoto, insomma. L'acqua è arrivata lì, guarda. Dove è arrivata? L'acqua è arrivata lì sopra. L'acqua è arrivata qua. Eccola qua. Ecco qua. Quindi siamo a quanto? A 3 metri quasi. No, 2 e 1. E fuori è salita ancora di più. Cioè questo è il livello. Ma il piano sopra ha preso acqua pure? Sì, poca, ma non ha fatto danni perché era stato appena pitturato. Ora che succede? C'è anche l'umidità, deve asciugare. Ma per questo a me 4 anni fa sopra mi si è spaccato il pavimento. Senta, secondo lei chi deve pagare il danno? Chi era? So, cioè... Sicuramente non io, guarda. No, lei, nel senso che io non i responsabili chi sono? Chi sono? All'inizio chi ha fatto costruire questa quindi casa? Quindi il sindaco che ha concesso? Sì, se è lui che ha concesso. Dico chi ha dato le autorizzazioni? Io credo di sì, perché non si può costruire in una vasca d'acqua. In una vasca. Cioè, credo, io non sono né un geologo. Né No, vogliamo capire alla fine a chi chiedete danni. Lei che danni ha avuto economicamente? Guarda, la prima volta, come le dicevo ieri, mi hanno fatto una perizia intorno ai 50.000 euro. Oggi penso che sia peggio perché è raddoppiato. Ho perso tutto. Grazie, Salvatore. Sì, sì, sì. La signora e la moglie? Buongiorno, signora. Immagino lo stato d'animo. No, non c'è.
Non ho parole, non ho più lacrime, non riesco a dire niente. So solo che ho perso due case perché avevo tutto qua. Ci stavamo preparando per la laurea di mio figlio, per festeggiarlo, avevamo arredato tutto nuovo e abbiamo perso il vecchio e il nuovo. Non ho parole, scusa. Ma... Questo è quello che mi è rimasto. Vieni, vieni. Ah, qui stavi riputturando, stavi risistemando. Perché all'epoca mi è spaccato, questo corrisponde. Questo si era spaccato sotto, tutto qua. Dopo 4 anni. Quindi hai fatto i pavimenti pure. Sì, tutto nuovo. Per questo è proprio sceso tutto. E ora questa umidità di nuovo che... Che lo sa se mi si rispacca pure questo, non lo so. Se... Cioè, avete capito? I danni di 4 anni fa... Mi ha raddoppiato. Adesso lui aveva risistemato, fatti i pavimenti, Ivan. Pitturato. C'è ancora la carta degli imbianchini, guardaci. E ora praticamente questa umidità di nuovo... Rischiamo che mi danneggi di nuovo tutto. E questo è quello che ho. Questa era la mia cucina, eh? Questa è la mia cucina, quello che è rimasto. Quello che è rimasto. Non c'è più nulla. Devi riarredare la casa. Sì. E sopra hai la camera da letto. Sì. Il letto c'è, il letto è rimasto il letto. Il letto è rimasto. Grazie Salvatore. Continuiamo. Inoltre, economicamente. Anche perché. Non aggiungo altro. Abbiamo anticipato i soldi per fare i lavori qui, no? E ora, cioè, come me la compro la cucina o il soggiorno? Ma credo che ci saranno tanti mobilieri che secondo me ti daranno una mano, dai, saluto. Non lo so, me ne sono da piangere. Ce la faccio. Non ho capito. Chi ha sbagliato, chi ha sbagliato in tutto a dare le... Le cose alle edilizie, sì, non lo so, devono pagare. La prima volta gli è andata bene, la seconda no. Perché noi siamo rovinati, non ci possono lasciare così. Ci devono aiutare. Io, grazie ad amici, qualche volontario, il signore Crispino dell'ufficio tecnico, bravissimo. Basta. E qualche amico carissimo che è veramente unico. Per il resto, ora chi ha sbagliato deve pagare perché noi non possiamo ripartire da zero. Non possiamo, non ce la facciamo. Ma inoltre, io mi spiego, no, l'altra volta... Abbiamo scoperto dopo 3 anni che non sono un esperto di politica o di leggi, avevano finanziato i soldi per aiutarci. Ci sono 4 anni e l'abbiamo scoperto un mese fa, che per il primo alluvione potevamo chiedere qualcosa. E la cosa assurda, lo sapete cos'è? Se mi riprendete o non me ne frega. Cioè che a noi ci hanno chiesto di documentare le spese di quello che ho perso. Cioè, ma io ma mi spiegate io cosa dovrei documentare ora per recuperare qualcosa? Se c'è un disastro che deve documentare, la stessa stupidità della burocrazia, no? C'è io ora, no? Ammette che io che devo documentare per comprarmi la cucina. Parlo di filmati. Che mi devo documentare? No, per comprarti la cucina devi anticipare i soldi e mi devi portare la fattura col bonifico. Cioè, io che gli dovrei bonificare? Qui, che gli devo bonificare? Dovrebbero bonificare loro forse... Faccio la battuta come ha fatto lei prima, un po' con le strutture prima di fare le case. Grazie Salvatore, ci vediamo oggi in diretta. Grazie, io sono qua al vostro fianco e continueremo. E attenzione, non è il problema oggi o domani, è tra 10 giorni, tra 15 giorni, perché è un po' come muore un parente che per una settimana c'è il lutto nel cuore e poi si va avanti e rimani solo in casa, chiuso in casa. Noi continuiamo ancora. Guardate un po' come siamo messi e andiamo a vedere altre famiglie. Ciao Paolo, buongiorno. Sempre puntuale, impeccabile. Purtroppo è una situazione devastante, ieri l'hai capito subito, sei arrivato perché non... Grazie. Buongiorno, questa è la squadra, da dove arrivate voi? Chi vi ha chiesto di intervenire? Noi siamo qua per... Parlate con quello del signore. Il signore di dietro? Questo, il signore? Questa squadra interviene, è un'impresa che interviene, questi mezzi? No, siamo amici del comune. Ah, ok, state aiutando il comune. Sì, siamo solo volontari. Ok, grazie. Allora, vediamo un attimo, dov'è quella famiglia? Signora. Buongiorno. La famiglia lì. Andiamo un attimo. Purtroppo la situazione è questa, è tragica. Ora... Speriamo di... Facciamo un attimo parlare di macchina.
Mario, buongiorno. Buongiorno Mario. Vieni Mario, Mario, una battuta. Ha subito parecchi danni con le macchine pure. Ah, le macchine erano giù Mario? Le macchine fuori. Mario, allora, questa volta una signora, la moglie di Salvatore, ha detto basta, questa volta devono pagare. Certo, certo, ma devono già pagare prima, stiamo ancora aspettando il primo rimborso, cosa che ancora tutt'oggi dopo 4 anni non è avvenuta. Uno sconforto. Sì, non ho sconforto, io da qua me ne voglio andare, anche perché siamo in pericolo di vita tutti, credo. Forse non se ne sono ancora accorti, però voglio dire, è un problema grosso. Anche il valore delle case? Ma, oltre il valore della casa, pagato una certa cifra, oggi se lo vogliamo regalare nessuno se la prende, perché siamo in pericolo. Tu l'avete pagato? Quando avete comprato qui la casa? Guardi, io qua ho speso più di 270.000 euro e altri 250 le ho spese di extra, quindi io sono a 500.000 euro. Per avere questo? Per avere questo, sì, questo è il risultato, quelle sono le mie macchine, le prime due già buttate senza aver avuto nessun rimborso e le altre due sono qua. Io faccio agente di commercio, per cui non ho una macchina per poter svolgere la mia attività, il mio lavoro, e sto a rischio anche del lavoro. Quindi è una cosa che io, inammissibile, inammissibile, ma anche il discorso è molto molto serio, forse l'hanno sottovalutato, a rischio della nostra vita, capito? E questo è il problema, è questo qua. Bisogna prendere provvedimenti, ma al più presto. C'è gente sconfortata, dico, per un garage, per danni minori, che già vivono veramente. Ci sono zone come Squillace 3 volte, 2018, 2022, 2011. Il problema è questo qua. Noi Rito, che ad Alzano Rito è la stessa cosa. Sì, ma tutta la costa ionica bisogna mettere in sicurezza, ok? Io so che da Corigliano. Se dovesse fare una domanda al presidente della regione, al presidente della provincia, alla politica. Allora, devono prendere atto che è un disastro totale, quindi devono in qualche modo cercare di prendere provvedimenti più presto possibile. Io non lo so quale si chiama Mario Di Marino, non so oggi. Allora, tempo fa, 4 anni fa, dicevano che è stata l'esondazione del torrente Fegato. Io oggi vorrei avere le idee più chiare e capire qual è stato il motivo di questo disastro di nuovo. Disastro, perché immagino. Il discorso è così, noi ci rivediamo sicuramente fra 4 anni con lo stesso problema. Senta, sua moglie immagino. No, allora siamo tutti nella stessa condizione, io, mia moglie, i ragazzi. No, lo stato d'animo è pessimo, pessimo proprio. Grazie. Quindi no, grazie. Noi saremo vicino per sapere chi deve pagare, perché dicevo che dopo 10 giorni non si può dimenticare e lasciarvi. Il problema è fra 4 anni si ripresenterà lo stesso problema, se non viene risolto. Bisogna prendere a cuore la situazione di Simerimare. Perché noi abbiamo fatto un investimento, pensavamo di fare un investimento, invece è stato proprio. C'è l'investimento della vecchiaia, della tranquillità, della casa con i bambini e i nipoti che giocano. Il discorso è questo: qua ci sono 45 anni di lavoro. Tutti, tutti. Chi più, chi meno. I risparmi di una vita. Sì. E non siamo ancora usciti. Risparmi una vita, lei è la nipote. Un'altra. La proprietaria di questa casa. Buongiorno io. Signora, avevamo già. Sono male, sono sola. Dove ho dovuto. I miei genitori. Noi questa è la casa, diciamo, che consideriamo casa a mare, ma è una casa abitata che ci veniamo quasi sempre alla fine. Sono 250 metri, diciamo, di casa. Cioè, guardate gli stivali, anche. Guardate l'acqua dove ancora. Anzi, per fortuna oggi è bassa. Io ho dovuto chiamare una ditta per aiutarmi, perché io da sola non ce la posso fare. I risparmi di una vita. Una vita, l'ha detto poco fa. Siccome è la seconda volta, e questo è quello che fa male, che sembra un déjà vu, ma non è un déjà vu. In realtà è la storia che si è ripetuta e sono, diciamo, sacrifici di una vita, soldi spesi per la seconda volta per ristrutturare, per pulire, per farci aiutare dalle ditte. Qualcuno ha detto basta, oggi vogliamo essere pagati dei danni. Sì, vorremmo, ma io temo che non saremo mai ripagati di tutti questi danni. Da un punto di vista sicuramente sentimentale non c'è niente che ci ripaga, perché è la seconda volta. Economicamente chi lo sa se qualcuno si metterà la mano sulla coscienza. L'avete stata avvisata la notte di sabato? La notte di sabato, e non poter fare niente davanti a questo fiume che ti colpisce. È il dolore. Sì, certo. Ho il video, diciamo, non della parte che della parte poi. Questo è il video. Ma questa è quando è entrata l'acqua in casa? Questa è quando è entrata e quando poi è stato tolto, perché la casa non era agibile.
non si vede molto, la casa non era agibile, non potevamo stare perché il rischio era che anche il piano di mezzo crollasse, quindi noi siamo dovuti... Hanno detto che dopo 4 anni avete preso 5.000 euro solamente. No, io non ho preso neanche un euro perché questa casa è considerata per me seconda casa, quindi non ho preso neanche un euro, neanche uno. E si chiama la famiglia? Giuliano. Giuliano. Grazie, grazie. Vedete qua altri mobili, la storia, no? I salotti, gli armadi, i ricordi, cioè qui un'altra famiglia che abbiamo interpellato ieri durante la diretta, qui c'è Ilaria, buongiorno Ilaria, buongiorno, eccola qua, come stai? Ti vedo, qui dicevo c'è il racconto della vostra casa, ciao Ilaria, noi abbiamo promesso e mantenuto la Grazie. Nostra presenza. Beh, ieri avete detto quello che avete detto, oggi ancora peggio, Bernardo. Ancora peggio, gli aiuti sono quelli che vedi e rispetto alle famiglie che siamo sono pochi. I volontari ovviamente sì, si sono dati da fare. Io ho visto Calabria Verde e ho visto anche la Protezione Civile. Sì, no, ci sono stati anche i Vigili del Fuoco nei giorni scorsi, però sono comunque stati pochi rispetto alla richiesta. Al danno. Rispetto al danno, qui ci volevano anche delle ditte specializzate. Noi abbiamo giù il muro rotto, il muro confinante col vicino, e nessuno si prende la responsabilità di togliere. Casa com'è? Come siamo? Questa è tutta la roba che era giù. Questa è tutta la nostra roba, i nostri ricordi, i nostri sacrifici per la seconda volta. Perché dal 2018 ad oggi la mia famiglia ha avuto scarsi 5.000 euro a monte di 50.000, non so quant'erano. Quindi dal 2018 a oggi si sono rifatti con le loro forze, oggi sempre i loro sacrifici sono buttati qua. Qui non è venuto nessuno della politica, grande o piccolo che sia. Ma teniamo i commissari. I commissari non sappiamo che fine hanno fatto, la cosa scandalosa è che il comune ha nascosto i numeri di telefono. Io ieri cercavo di chiamare, sul sito ufficiale usciva 0961. Probabilmente il webmaster è il sito che non gli funziona. Vogliamo metterla così, mettiamola così. Dico probabilmente, non credo che un comune non ha l'interesse di farsi rintracciare. No, per l'amor di Dio, però nessuno... Lo dico professionalmente. A dire alle famiglie, bene, è successa questa cosa, oggi dobbiamo fare così. Mi hanno detto che c'era un uomo dell'ufficio tecnico, non so come si chiama, che quella notte era in giro qui, lo hanno visto diversi del comune. Sì, 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 sì. No, per essere corretto nell'informazione. Non lo so perché io quella notte non c'ero perché non abito qui. Io era mamma e papà? Sì. Papà, buongiorno, ciao caro. Ciao. Beh, dicevo che lui era a letto ieri. Per la seconda volta ci rivediamo dopo quattro anni. Ci rivediamo qua, dopo quattro anni ero già venuto qua. La causa di tutto è questo maledetto muro. Questo muro? Certo, noi siamo in una vasca. Tutto il villaggio per questo muro. Allora, guardate, questa è la strada, qua c'è la strada, e che cosa succede? Allora, io avevo proposto ai signori di fare una feditoia come si usava negli anni 20, sì, in maniera tale da far defluire eventualmente il pieno di quest'acqua. Non hanno mai voluto, anzi, mi hanno minacciato i signori di qua. Loro sono beati, non hanno avuto un briciolo di acqua, quindi la calamità naturale che non mi si dica perché uccida qualcuno. Questa è stata intemperanza, non hanno voluto buttare il muro. Ho trovato... Se il muro fosse stato aperto, sfogava giù a mare. Ho chiesto ieri all'ingegnere del comune, all'ingegnere Critelli, perché è una persona poi alla fine che si lascia parlare. Tagliamo qui, perché pioverà ancora, non lo sappiamo, Dio comanda. Tagliamo qui, inseriamo la bocca di un tubo da 50-60 e lo lasciamo morto fino alla strada. Noi non ci avremmo... Se ci fosse stato questo muro, qui... Praticamente danno loro. Loro quindi si preoccupa, ognuno ognuno pensa all'orticello proprio, non al bene comune. Guai ma gli butti un goccio d'acqua, guai. Ah. Arrivano qua. Ok. Vedete che guardate, è veramente paradossale. No, per carità di Dio non vogliamo che nessuno avesse avuto il danno che ha avuto, ma la differenza tra la normalità, guardate qua, normalità, stesse abitazioni, stesse costruzioni. Alle 3 di notte. E guardate qui invece gira la via, vai sulla via. L'acqua che ha piovuto era controllabile. Io qua non avevo un goccio d'acqua perché ho speso 45.000 euro per fare quello. Io qua infilo questi pannelli, non mi entrava un filo d'acqua. Qui era a livello. Se scoppiava la mia paratia che ho costruito io, questa qui, mi entrava l'acqua. Però avevo già provveduto a mettere quello. Quindi diciamo che hai salvato giù? No, ha rotto, questa volta mi ha fottuto il destino, perché è entrata dal vicino che non ha fatto le opere giuste. E ha rotto dal vicino le telecamere? Ha rotto le pareti divisorie in casa e mi è arrivata da sotto. La moglie? Quindi io non ho... La signora, buongiorno signora, venga, eppure io sono sporco signora, siamo qua.
Beh, signora, mica non è che è una sfilata di moda, non è una sfilata di moda. Dicevo che a un certo punto si arriva a dire basta perché si è stanchi. Sì, effettivamente sì, sono stanca. Dopo 4 anni che abbiamo fatto tutti i lavori, ho detto io finalmente quando piove sono un po' tranquilla. Invece tac, alle 3 ci hanno chiamato. Perché in pratica il muro non ha retto. Non ha retto, quello del vicino si è proprio sfondato. E quindi abbiamo adesso un pochettino sta rompendo il muro, però il fango che c'è non vi dico. A noi la rabbia è che abbiamo fatto i lavori, abbiamo speso un mare di soldi e lui mi aveva convinto di stare qui. Io onestamente non ci volevo più stare perché mi si viene a dire... Ma un signore ha detto voglio andare via subito da qua. Ma mi si viene a dire che il fiume era protetto, non è vero. Perché quando piove, io dico questo, scusate che ce l'ho così... Quando piove, che qua ci siamo allagati, ma come mai da lì un murettino normale, di lì non hanno una goccia di acqua? Allora lui, per tutelarci, da quello che è stato l'altra volta, abbiamo messo la griglia in più, ha fatto dei buchi, giusto per dire qua ci allaghiamo e moriamo. Lino, andiamo sotto? Sì. Ti faccio vedere così capiamo anche l'entità del danno. Guardate, l'acqua è arrivata a 3 metri. Sì, attenzione che questo è... Ma è un tombino, no, no. È il nostro tombino che ovviamente è otturato ed è mezza che passa da lì. Sì, qua siamo a rischio. Occhio, è qua. Sì, buongiorno. Adesso avete già, da ieri ancora, qua fatto... c'era una tavernetta, cosa c'era? Qua c'era, sì, c'era una tavernetta. Sono... Okay. Qua sono... Cioè, questa è la parte più grande della casa. Sono la parte più grande della casa, sono 100 metri. Ma l'acqua è arrivata al tetto? L'acqua è arrivata al tetto, è arrivata al piano di sopra. Qui è arrivata al piano di sopra? I mobili galleggiavano nelle scale del piano di sopra. Ma è incredibile. E qui è sfondato che cos'è il muro? Qui siamo con il vicino, siamo un tutt'uno con il vicino di casa. E da qua è entrata l'acqua? Sì. Porca miseria. Guardate qua, incredibile. C'è dalla villa della signora che ho intervistato prima, quindi io esco di qua, entro e vado nell'altra villa. Guarda a casa sua allora. Sì. Guardate, quindi il danno loro ce l'hanno perché si è sfondato questo muro. Immaginate la potenza dell'acqua. Muro portante tra l'altro, quindi questa casa sarebbe anche inagibile, impraticabile, però loro continuano. Un muro portante. Guarda qua, guarda. Scusate, io vado di là. Mamma, stiamo passando da una villa all'altra. Vieni, vieni. Signora, come si chiama la ragazza? Come? Signora Emilia, non vorrei, dice questo c'è entrato dentro casa. No, perché poi dice questo c'è entrato dentro casa, vieni, accompagnami. Ilaria, vieni. Vieni, vieni, andiamo di qua, usciamo di qua, giusto? Siamo in un'altra villa. In un'altra casa. Franco! C'è Franco, chi è Franco? Il signore. Signor Franco! Franco. Dov'è? Sono entrato a casa sua. Dall'altra parte però. Venga un attimo, signor Franco. Cioè è assurdo. Cioè sponda il muro del suo e va nell'altra villa. Venga, signor Franco, cioè qui questa volta bisogna dire basta, anche perché volete che qualcuno paghi i danni. Ci accompagna lei. Allora, lei a un certo punto cosa ha visto? Ancora ci devono pagare. Ma lei non aveva idea che si era sfondato il muro? Quando? Sabato, la notte di sabato? No, la mattina poi quando abbiamo tolto il... Ma quando, scusi, quindi c'era l'acqua a 3 metri qua? Sì, è arrivato al soffitto, è salito. Cioè l'acqua era sul tetto. Esatto, l'acqua è arrivata qua sopra. Guardate dove è l'acqua, il livello. Quindi signor Franco, che è l'altra villa, lei praticamente sembra una rapina delle banche quando entri in una casa. È una cosa allucinante. È allucinante. Cioè noi stiamo non ridendo, ma è una cosa sconfortante, è una cosa così drammatica. Sì. Così, non so. Cioè voi dormivate qua? No, sopra, per forza. Voi siete sopra casa, vivono la casa. Non sappiamo quanto possano essere sicure, ma soprattutto sono case umide. Ma il problema è che è una casa, vabbè, lasciamo stare che è Franco, figurati. Però non si può vivere così, ma con le porte aperte, perché la porta dei miei non esiste più. Quindi i miei dormono con la porta aperta. Scusi, perdoni, usciamo un attimo, il danno, venga di qua.
Cioè, Ilaria, il papà di Ilaria, il danno glielo paga lei. A chi? A loro. No, dico, è una, provocazione, Franco. Posso fare la parete, ma i danni. Ma voglio dire, è lei che sponda a lui, perché è qui c'era l'acqua e poi entra. Entrata, io penso che sia entrata. Dai, tutti. Appartamento unico adesso, dai. Fate unico appartamento, allarghiamo la famiglia. Sì, sì, sì. Grazie Franco, Ilaria, vieni. Grazie Franco, dà l'idea. Signori, guardate come stiamo passando da una villa all'altra e guardate un attimo, segui, c'è qui, tu ti chiami com'è? Fabio, Fabio. Fabio e Paolo che stanno dando una mano anche loro. Ecco, andiamo su, guardate la signora, poverina. No, ma mi dispiace, sa perché? E lo dico perché quando tu cerchi di, a un'età, malgrado è giovane dentro, come si dice, sì, cerchi di stare tranquilla, di passare tra virgolette la vecchiaia in serenità, no? Non è neanche questione di età o di vecchiaia o di giovinezza, è il discorso che uno dice hai fatto già un'esperienza, appunto. Basta. Basta. Sta pagando il mutuo lei, sta pagando il mutuo. Avete capito? Sta pagando il mutuo. Grazie. Una cosa. Ah, cioè, saliamo. Ogni giorno non c'è nessuno. Sì. Grazie signora, andiamo su. Attenzione qua. Attenzione qua che c'è un tombino. Sono vetri, vetri. Attenzione, Iva, seguimi un attimo, tutto in presa diretta. Mamma mia, io mi sono messo anche in tuta perché non è che potevo venire qui col vestito, mi pare chiaro. Grazie Ilaria, grazie ragazzi, grazie Paolo, grazie. Vieni, diciamolo fuori perché dobbiamo raccontare altre famiglie. E questa, abbiamo dato l'idea di quello che è accaduto in questa, guardate, questa via, questo percorso dà un quadro completo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 ville. No, di più, c'è anche il viale. Anche gli altri hanno avuto danni? Sì, sì, sì. C'è il viale di dietro questo? Sì, quella parallela. Ah, questo parallelo qui c'è gli altri danni delle case? Sì, sì. Io ci tengo a dire una cosa, qua ognuno sta facendo con le forze proprie, come puoi vedere, siamo io, mia mamma, mia zia, mio padre ha avuto questo problema, quindi quest'anno è un po' KO. Io l'altro giorno ho scritto a Pomiro perché siamo amici, abitiamo anche vicini. Chi ha scritto? A Pomiro, Fabio, in arte Pomiro, il TikTok, sì, perché siamo amici. Lui si è messo a disposizione perché comunque quando una persona ha tanti follower, ha un seguito, è normale che una notizia del genere viene ascoltata. Io gli ho chiesto aiuto perché a noi qua servono braccia, servono persone. E devo dire la verità, lui oltre a... si è presentato per è venuto proprio lui, cioè lui è venuto qua e sono due giorni, sia Fabio che Paola. Fabio e Paolo, una cosa sola. Un attimo, sì. Solo ragazzi, noi siamo sui social, lo sanno in parecchi, io poi mille vi dicendo, però cerchiamo anche mezz'ora della nostra giornata di venire a dare una mano perché c'è gente anziana. Di dare una mano a queste famiglie perché ne hanno davvero bisogno. Mettiamo da parte un attimo i social, questa è una cosa importante. Allora, è l'appello che abbiamo fatto anche noi, grazie Paolo, grazie a Fabio. Vedete, questa è la situazione, noi continuiamo, andiamo in altre case, vediamo poi se riusciamo, ma l'idea del disastro già l'abbiamo data. Abbastanza. Grazie. Grazie a te. Dove li state buttando questi rifiuti? Li state solo accantonando? No, all'isola ecologica. All'isola? Ecologica. Quindi da qui li portate lì, tutto al mascero? Sì. Grazie signora per gli stivali. No, ma si figurati. Ieri ritorno. Ieri ritorno. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Anche perché io l'avevo portato gli stivali. Ma anche la, erano in vasi d'acqua. No, non si preoccupi. Okay. Allora, cosa voleva dire signora? Io voglio dire che oggi c'era la riunione sopra. Sì, lo so, l'hanno già detto. L'hanno già detto. Però ecco, devono scendere i commissari, ecco, qua. Cioè noi come saliamo? Abbiamo le macchine alluvionate. Cioè, no, col cicciarello saliamo col al paese. Col cicciarello, invece... No, non è possibile, è stata una mancanza di rispetto. Mi sembra di aver visto, oltre il danno, la beffa. Dice la signora che i commissari che non sono scendere a vedere la situazione. Una, tre stivali, i commissari, sì, con gli stivali, noi siamo qua, voglio dire. Allora, per sporcarvi le scarpette anche, un po'. Vabbè. Allora, questo signore ci racconta la storia che ha vissuto la notte di domenica, perché dopo la mezzanotte, intorno alle due... Io dico solo una cosa. Che due bambini ha lei? Sì, ho due bambini. Uno è un po' più grande, ma comunque ha 14 anni. Vabbè, ma figura. L'altro 5 anni e cosa hanno vissuto? In panico perché
a quell'ora senza corrente elettrica, certo, perché è saltato tutto, solo con la luce dei telefonini, e sentire tutte finestre e porte di sotto che si riempivano. E io riuscivo a tenere la calma, ma cosa gli dicevi? E che potevamo uscire dal tetto, ci potevamo salvare, perché da fuori non si poteva, c'era un tempo bruttissimo. Era chiaro che non uscivate di casa, ma andavate su. Sì, quindi dico, dopo che una famiglia si fa un mutuo, spende un sacco di soldi per la tranquillità, perché può succedere comunque un evento atmosferico del genere, però in 4 anni no, 2 volte no. Io penso che vogliamo stare un po', i figli non entrare in panico, vogliono stare tranquilli nella loro casa. Qualcuno deve pagare questo panico dei figli, questa responsabilità, questo modo di costruire. Probabilmente questo lo vedremo, lo verificheremo con le carte, chiederemo ai commissari, perché noi non ci fermiamo qua. Questa è una prima fase, vogliamo sapere dai commissari l'anno che si è costruito, se si poteva costruire in questa via, se chi ha dato le autorizzazioni. Chi era il sindaco di quel periodo? Stiamo parlando di 18 anni fa? Sì. 17 anni fa? Sì. Vogliamo sapere chi era il sindaco di quel periodo, l'impresa che ha costruito, l'abbiamo sentito che è l'impresa Lobello. Vogliamo sapere, tornando indietro, verificando le carte, se qualcuno pagherà i danni a questi signori. Da un'idea di Luigi Verrino, nella Milano degli anni 60, prende vita la Calabro Parati. All'inizio è un piccolo negozio di vernici, successivamente viene trasferita in Calabria, dove diventerà un marchio di eccellenza nel settore dell'edilizia. Con il tempo le redini passano al figlio Claudio. Il risultato è una gestione perfetta in linea con i principi del suo fondatore. Ricerca dei materiali, qualità dei prodotti e rispetto per il personale. Oggi siamo alla terza generazione con Christian, che con impegno e passione porta avanti l'azienda, guardando al futuro e utilizzando nuove tecnologie. Calabro Edilizia fornisce tutto per la casa e per l'impresa, dal pavimento al portone blindato, dall'isolamento termico a quello acustico, dal cartongesso alle pitture. La Calabro Edilizia è formata da un personale altamente qualificato e si distingue per velocità e puntualità nel fornire servizi e materiali. I nostri clienti sono la cosa più importante. Ti dimostreremo che hai fatto la scelta giusta affidandoti a noi. www.calabroparati.it, Viale Magna Grecia 60, Catanzaro. Info 0961 63 324. Luca, oggi è sabato. Mi porti a cena fuori? Ma no, amore, ti porto in un posto migliore. Mi porti a fare shopping? Esatto, ti porto da Style House, l'azienda leader da 38 anni in materia di porte, dei veri e propri artigiani. Non ci credo. Credici. I loro prodotti sono interamente realizzati a mano con un disegno moderno e di ultimissima generazione, e grazie all'utilizzo di materiali nuovi e ricercati, l'impatto ambientale è pari a zero, e poi propone una serie di finiture realizzate in cellulosa di legno in HD. Bello, ma come trovo il modello che fa per me? Semplice! Il loro Green Team ti seguirà e ti fornirà assistenza non solo durante la fase della vendita, ma anche durante la progettazione. Dicendo che finalmente avrò quella porta rossa lucida che tanto sognavo. Esatto, ma il colore lo scegliamo strada facendo. Prendo subito la borsa. Style House, la nostra storia è la vostra storia. www.shporte.it. So tell me why.
te che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Michele Affidato, orafo. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa nuova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Torniamo in diretta, guardate che la storia che abbiamo raccontato, quella del maltempo, adesso si stanno attrezzando, scusate, sono ancora con l'abbigliamento della registrazione di questa mattina, non abbiamo avuto il tempo, siamo corsi direttamente in studio. E quello che sta emergendo più di tutti è il meteo di sabato e domenica. E ci dicono che sabato e domenica si prevede di nuovo un maltempo e si prevede di nuovo preoccupazione nelle zone a rischio, che può essere Crotone, che può essere Corigliano, che può essere Lamezia, ma lo stesso, la stessa Staletti, Monte Paone, Catanzaro Lido, le zone dove stanno avendo danni di continuo a distanza di 2, di 3, di 4, di 8 anni. Prego? Squillace anche, ah sì, mi dicevano anche Squillace. Ah, guardate, abbiamo immagini. Facciamo una cosa, scusate ragazzi, facciamo un attimo un resoconto di quello che c'è stato anche a Staletti, Squillace, le immagini. Avevamo quei 3 minuti, 4 minuti, Franco, se ce l'hai. A un certo punto qui c'è la ferrovia, guardate un attimo, ce l'hai quelle immagini quando, mi ritrovi tu Vanni, quelle immagini quando noi ci siamo fermati c'erano, c'è stato lo smottamento anche della ferrovia. Ecco, guardate qua, noi ci siamo fermati vicino Simeri e abbiamo ripreso queste immagini. Cosa significa, signori, queste immagini? Voi che viaggiate, beh, diciamo, questa linea che va da Crotone a Catanzaro, che ci fa ridere, stanno lavorando perché c'è stato che cosa? I binari forse hanno scavato sotto, l'acqua ha eliminato, c'erano altre immagini, mi pare c'era un'altra inquadratura che si vedeva meglio degli operai. Ecco qua, guardate un attimo queste immagini, c'è sulla ferrovia che va da Catanzaro Lido a Crotone o Crotone viceversa,
il mare ha creato l'acqua, quell'acqua forte ha creato dei problemi anche al binario. Lo stanno sistemando, ecco, ed è questo, ma accade in un orario particolare dove non c'è l'intervento, uno rischia pure se cammina col treno. A parte le ferrovie della Ionica che sono un disastro, quelle, i vagoni più vecchi in assoluto che ci mandano, sempre come ultimi, della regione o delle regioni italiane. E allora, se abbiamo, abbiamo telefonata? Però prima, intanto salutiamo la signora, buon pomeriggio la signora, signor Massimo? Sì, signor Massimo. Signor Massimo, buon pomeriggio, un attimo, chiama da Borgia. Buon pomeriggio lei. Sì, un attimo. Sì, da Borgia chiama. Ecco, da Borgia. Avevamo chiamato, siccome sapevamo che avevate, avevamo chiamato anche il sindaco di Borgia attraverso un assessore. L'assessore ci ha risposto alla mia redazione e mi sembra strano perché tra l'altro è una persona che è molto sveglia, questo assessore, ci ha detto che doveva rintracciare il numero del sindaco. Ora, con tutto il rispetto, perché viene a ridere, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per l'assessore, l'assessore, se non hai il numero del sindaco è grave. Te lo dico, non solo, siccome il comune di Borgia, lo dico, che quando hanno bisogno di promozione ci mandano email, anche questo assessore ci manda giovani, bambini da festeggiare, eventi. Sì, sì, sì. Ora, quando, un attimo signore, mi scusi signor Massimo, quando, caro assessore, lo dico a lei e lo dico al sindaco, c'è da rispondere ed assumersi delle responsabilità. Io credo che se uno chiama, non chiama per... puntare il dito, sindaco, lei è responsabile. No, tra l'altro un sindaco donna, un giovane sindaco, eccola qua. Ah, che bella foto di sto sindaco. Come si chiama? Sacco, il sindaco Sacco. Caro sindaco Sacco, se io le chiedo, non io che la devo rintracciare, è lei che mi deve chiamare e dire che è successo a Polimeni. Ci vuole raccontare un attimo, caro Massimo, racconti il fatto perché il sindaco ti sta guardando e abbiamo la foto del allora, sindaco. Allora, se ecco il sindaco qua. Ci sta guardando, siccome ci sta, io non riesco mai a mettermi in contatto, ecco, io sono 2 anni che sono fuori Borgia, non la sento più, signor. Lei deve parlare, non si preoccupi di me, parli. Ecco, io sono 2 anni che sono fuori Borgia. Qual è il suo problema? Il problema qual è? Il problema è che io sono un invalido al 100% con ossigeno 24 ore al giorno. Sì. E abito in una casa comunale al terzo piano, priva di ascensore. C'è l'ascensore, ma come priva si chiama di così? Torna in studio. Toglietemi queste immagini, dobbiamo fare qualche immagine nuova di Borgia. Noi non ci andiamo mai, lo so, ragazzi, ci devo andare io. Chiamo quello del drone, facciamo qualche ripresa. No, io abito dietro alle scuole elementari. Allora ci vediamo, ci vediamo a Borgia, così facciamo un po' di immagini anche per averlo come repertorio. Senta, come si chiama, nome e cognome? Leotta Massimo. Signor sindaco, si chiama Leotta Massimo, abita al terzo piano, è un invalido e che ha l'ossigeno. Cosa chiede? Casa comunale. Alla casa comunale, cosa chiede al sindaco Sacco? Di farmi uscire di casa mia perché... Per 2 anni non mi hanno fatto entrare a Borgia e per 1 mese sono chiuso in casa mia, tipo che sono carabinieri all'arresto domiciliari. Perché non può uscire? Perché non può uscire di casa? Perché avendo un bombolone dell'ossigeno, ce n'ho 2 in casa, 2 bombole dell'ossigeno grandi, io non posso scendere perché non posso scendere le scale e non posso salirle. È perché se ho l'ossigeno e ho... Dovrebbe uscire col bombolone, cioè che lo accompagnano, cioè uno porta il bombolone e lui forse riesce a scendere. Lei vive con la compagna in casa? Io vivo con la compagna che è di Pescara. È di Pescara, no, ma sta bene lei? Bombolone. Ma sta bene? Il bombolone è grosso. Quanto è grande il bombolone? Quanto pesa? Il bombolone, le dico subito, che è oltre... Ma qual è quello, larga regia, ma qual è quello grande, alto? Sì, sì, è quello grande, alto, io lo devo portare per 24 ore. Mi dica lei come faccio ad uscire di casa mia. Cioè lei quindi ha bisogno di un bombolone grande perché ha bisogno di ossigeno H24? Sì, H24, pure la notte, quando dorma.
Ma mi scusi, ma anche se fosse, scusi, anche se fosse al primo piano, cosa cambia per lei tra il primo e il terzo? Io non posso stare al primo piano, difatti in Abruzzo ho dovuto affittare una casa a piano terra perché la casa della mia compagna era il al primo piano. Il problema è il bombolone, hai capito o no? Ragazzi, non ho capito, mi fanno i quiz, cosa cambia tra il primo e il terzo? È il bombolone, cosa vuole dire? Se ho il bombolone e lei non può uscire, come fa col bombolone a uscire? Pure se ha terreno? Questa è la domanda. Ah, scusate, non avevo capito. Adesso la redazione mi ha detto, Lino, il bombolone c'è sempre. Quindi cosa cambia tra pian terreno, primo e terzo piano? Se al pian terreno... Se al pian terreno esce col carrello al bombolone sotto. Col carrello? No, alle rotelle sotto, sì, si ah, muove. Ah, ecco. Quindi, e mi scusi, ecco, io da una mi scusi, siccome mi perdoni, signor, ma, per andare signor da una Massimo, io ho rispetto. Il carrellino, io non ce l'ho. Pure ah, non è il carrellino. Ho rispetto per la sua persona. Io ho un carrello che porta un bomboletto che dura 2 ore. Quindi lei col bomboletto piccolo, col carrellino, ho capito, l'abbiamo visto alle volte delle persone in giro, lei riesce a muoversi, lo può caricare anche in macchina, giusto? Sì, quello sì. Okay. Però non posso salire le scale, non perché rischio l'osteoporosi. Quindi a pian terreno riesce a fare. Allora, cosa chiede il signor Massimo? Mi dice il cognome così perché il sindaco può darsi... Sì, Leotta, Leotta. Signor lo Massimo sa, Leotta, sa sindaco bene, Sacco. Sindaco. Guardiamo la foto del sì, sindaco. Sì, lo sa bene il signor sindaco. È brava il sindaco. Ecco. È un bravo sindaco, è sempre affettuoso. È una brava persona, è sempre affettuosa con noi. Allora, caro sindaco, e allora, cosa chiede al sindaco? Cosa chiedo? Sì. Di mettermi a posto l'ascensore e di non andare a vedere tante cosine che non quindi servono. La casa è comunale e l'ascensore è comunale pure, quindi lo deve aggiustare il comune. Sì, sì, è comunale. Ah. Me lo dovevano, sì, ma davanti al giudice hanno detto che me lo mettevano a posto, che era una addirittura priorità. Addirittura davanti al giudice? Sì. Con un avvocato. È 2 anni che va avanti questa storia. Cioè, mi scusi, lei... è andato davanti al giudice per l'ascensore. Non io, il mio avvocato. L'avvocato che ha detto? L'avvocato ha chiamato ai danni il comune, o allora, meglio, allora ha detto riparate l'ascensore. Priorità. E davanti al giudice che ha detto il sindaco? Il sindaco ha detto che era una priorità l'ascensore. L'avvocato ha detto che il sindaco, quello che è andato per il sindaco... E allora dobbiamo... quello... mi sa che dobbiamo arrivare con le telecamere qua. Certo, deve arrivare con le telecamere. Allora dobbiamo andare al comune con l'articolo 21, con le telecamere. Ecco, vedete e cosa vede, succede? Se giù, allora, io caro sindaco Sacco, rimettetemi la faccia del sindaco. Caro sindaco, perché ora, io scusi Massimo, sono mi faccia buone, dire, caro. Massimo, mi faccia dire, caro sindaco, lei vuole che articolo 21, la trasmissione, Lino Polimeni, ecco perché, torna in studio, siccome lei dice non avete... rimpiazzato le nuove immagini del paese di Borgia con l'occasione di Selino sali, fai un po' di immagini del paese con i droni, con ci riprendere e così avete il repertorio. Quindi io ho capito sì, perché sì, sì. No, ho capito, il sindaco lo sa che ha detto. No, facciamo così, così chiama ad articolo 21, Lino Polimeni viene a Borgia, viene dentro il comune, arriva come il solito suo che fa l'incursione e lui il sindaco si sciama, mi abbraccia, ti aspettavo Lino. Signor Lino, posso dirle una cosa? Beh, mi dica. Ecco, se io vado al comune di Borgia, io non posso arrivare alla stanza del sindaco. Perché? Perché non c'è l'ascensore e ci sono le scale. Barriere architettoniche. Nessuno può arrivare dal sindaco se è un invalido come me. E neanche dal vice sindaco, il vice sindaco se lo incontri in mezzo alle sale... all'anagrafe, quindi allora va bene. Mi scusi, se no non lo puoi trovare. Quindi c'è una sentenza che il sindaco non ha rispettato. C'è una sentenza che dice che... Me la può leggere, me la può leggere. Del comune. No, non ce l'ho in mano, ce l'ha il mio avvocato. Dice che il comune... Dice quando che viene a Borgia gliela faccio vedere. Dice che il comune... Il comune ha detto tramite il suo avvocato che è a me
l'assessore con cui lei ha parlato sarà la vice sindaco, aveva garantito che l'assessore era una priorità. Un mese fa questo, è un mese che sono a casa agli arresti domiciliari, non me li hanno dati i carabinieri. Mi sa che l'assessore è il vice sindaco anche. Non lo so se... allora Irene, la signora Irene, che io saluto gentilmente... Come si chiama di cognome il vice sindaco? Irene Cristoforo. No, è un'altra, no, io parlavo di un altro assessore. No. Va bene, no, ok. Allora non so con chi ho parlato lei. Va bene, allora facciamo una cosa. Solo, ho la relazione solo con il, non la relazione, e ho chiacchiero solo con il vice sindaco. Allora io dico adesso, però, fermatevi un attimo. Io mi rivolgo al sindaco Sacco, al vice sindaco, alla giunta, assessori, consiglieri comunali, opposizione. Ma se noi non siamo, scusate sindaco, torna in studio, se noi non siamo in grado di sistemare un ascensore per un invalido, a che serve il pennacchio? A che serve fare il sindaco se non sei in grado di risolvere un problema con sentenza di un giudice? È quello che dico io. Cioè, che dice, faccio il sindaco di Bolgia. E sì, brava. E faccio il vice sindaco, bravissimo. Hanno detto loro che era una priorità. Aspetti, ha detto lei al giudice, signor sindaco, che era una priorità. Ma se un sindaco e un'intera giunta e un comune di Borgia non riesce a risolvere un problema così piccolo, che è un ascensore guasto per far scendere e salire un invalido, ma io mi dimetterei domani mattina, sindaco. Scusami, è una cosa da dimissioni questa, perché se non risolvi questo problema... No, scusa Massimo, io dico probabilmente non hanno soldi. Se avete un default nel comune e non avete soldi, dico probabilmente, e non siete in grado di riparare un ascensore per far salire e scendere un giudice, e il giudice, il magistrato mi dà ragione pure, se faccio un caos e vengo lì, mi darà ragione anche il giudice... Allora se non siete in grado di riparare, di far salire un vostro concittadino a vivere in maniera dignitosa, dimettetevi. Questo è il mio parere, parere personale. Poi se il sindaco e l'assessore avesse trovato il numero del sindaco, a proposito l'abbiamo trovato? Lei? Ah, non c'è più come assessore. E vabbè, ma la stanno avvisando tutti quanti. Lo sa, tutta Borgia sta guardando adesso. Tutta Borgia dice, cerchiamo il sindaco di Borgia, me lo rintracciate. Oh, il numero è quello, sindaco, 393-7728-223. Sindaco, chiami anche il mio numero, chiami chi vuole, chiami la sua ex assessore che era una giornalista, ci faccia rintracciare. Veda un po', chi era Burdino? Vabbè. Burdino, rintracci qualcuno, ci faccia rintracciare, mi viene da ridere, per non piangere, e questa è la politica? Ma, signor Polimeni, le dirò di più, che alla palazzina accanto l'hanno messo nuovo, l'ascensore. Alla palazzina accanto? Sì, siamo due palazzine, un condominio di case popolari con due palazzine, quindi... una l'hanno aggiustata perfettamente e hanno messo l'ascensore nuovo, a me che avevo bisogno... Cioè, lì dove non c'era l'invalido... Venire con le telecamere per guardare... Dove non c'era l'invalido... Scusi, dove c'era l'invalido... Allora, gli appartamenti, come sono combinati, anche se me l'hanno aggiustato il mio... Scusate, no... Scusi, mi sta suggerendo la redazione. Ma non è che hanno sbagliato casa e lo devono montare a voi? Massimo! Mi dica, non capito. È che hanno sbagliato palazzo e dovevano montare quella cessata? No, è una questione che risale a 3 anni fa, 4 anni fa, dal 2018, poi hanno cominciato i lavori nel 2020. E allora, guardi Massimo, io, dottor, io adesso faccio, ci prendiamo 2 giorni, l'8 dicembre noi siamo in diretta che è festivo, venerdì, allora, tra lunedì e martedì. Venga a trovarmi un giorno a Borgia. No, glielo dico io, tra lunedì e martedì salgo a Borgia. Venga a casa sua, la faccio salire, prendiamo una macchina ad hoc, scendiamo sto bombolone di 20 kg, lo scendiamo giù e col bombolone di 20 kg chiedo anche la squadra, ecco, no, qualcuno no, che ha il reddito di cittadinanza, no, che ci può aiutare a caricare il bombolone. Puoi inquadrare i bomboloni, puoi inquadrare me,
Vabbè. Ok, allora ci vediamo, guardi, se non risolvono e lei ha notizie entro venerdì, noi tra lunedì e martedì, o martedì noi siamo a Borgia per registrare e fare la nostra incursione dentro il comune. Tutte le carte è che una vuole. Cosa, non si può ascoltare. Della malattia. Non si può ascoltare questa cosa. Noi, anzi, Lino Polimeni lo dice, e lo dice ad alta voce, è in difesa dei più deboli, di chi non ha voce, di chi non viene rappresentato e viene trascurato in questa maniera dopo anche una sentenza di un giudice. Ecco, non si può ascoltare una situazione del genere sulla salute di un signore che non regge in piedi. È vergognoso. E io lunedì o martedì, Massimo, sono a Borgia. Grazie Massimo. La ringrazio io, signor Polimeni, pubblicità. Del tempo che mi ha dedicato. Ma scherza, noi siamo qui per gentilissimo. Questo. Gentilissimo. Ci vediamo quando desidera lei. Grazie. È possibile mantenere pulito un veicolo industriale? Certo. E come? Beh, semplicemente scegliendo Sud Lavaggio, il primo lavaggio industriale del Sud Italia certificato ATEX, dotato delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Sud Lavaggio si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati. Due piste di lavaggio dedicate alle cisterne adibite al trasporto chimico, ognuna dotata di un sistema di aspirazione completo di abbattitore per odori con depuratore filtro a carboni attivi. Un impianto all'avanguardia per una pulizia completa con rilascio certificato di bonifica. Una pista di lavaggio dedicata alle cisterne adibite al trasporto alimentare con rilascio di certificato secondo le normative vigenti EFTCO Food per il certificato di lavaggio europeo ECD. L'impianto dispone anche di un portale di lavaggio esterno rapido automatico che in autonomia eroga prodotto chimico e spazzola l'intero veicolo, oltre ad essere dotato di lava chassis a passaggio ad alta pressione laterale. Inoltre, il portale di lavaggio servito dispone di un ponte fisso rialzato per effettuare un accurato e dettagliato lavaggio chassis e ingrassaggio, eseguito da personale specializzato e qualificato. E poi c'è uno spazio dedicato al lavaggio delle vetture in modalità self-service e servito con tecnologie di ultima generazione. Sud Lavaggio offre tanti altri servizi. Area parcheggio per breve o lunga sosta, bagni con docce per autisti, shopping car, area ristoro. Un veicolo pulito migliora l'immagine della vostra azienda. Scegliere Sud Lavaggio significa affidarsi a un team di professionisti per risultati impeccabili. Ci trovate nella zona industriale di Lamezia Terme, Papa Benedetto XVI, area ex SIR, lotto numero 21. Saremo lieti di consigliarvi il servizio più adatto alle vostre esigenze. Sud Lavaggio. Qualità e professionalità sempre al vostro servizio. www.sudlavaggiosrl.it. Info 0968 46 21 87. Questa storia inizia oltre 70 anni fa, quando Carmine De Luca intraprende a Cosenza l'attività di riparatore di autoveicoli. Spinto dalla voglia di crescere, trasferisce l'attività a Rende. E grazie ai figli Francesco e Roberto decide di compiere il grande passo, l'apertura di una concessionaria di veicoli industriali. Era il 1998 quando il sogno diventa realtà e la famiglia De Luca fonda la Delcom SRL, concessionaria DAF, diventando un punto di riferimento che garantisce una rete di vendita professionale e che offre un servizio di assistenza specializzata 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Oggi Delcom è un'azienda innovativa e dinamica, specializzata nella vendita e nella gestione di veicoli industriali e bus, per soddisfare al meglio i desideri dei clienti. Delcom, start the future, discover the new generation DAF. Veicoli sviluppati con un'attenzione totale ai principali criteri di sviluppo, con l'introduzione di un nuovo standard di settore in termini di efficienza, sicurezza e comfort di guida. DAF XF, XG e XG Plus sono stati premiati con Truck of the Year 2022, mentre DAF XD Truck of the Year 2023, il riconoscimento più prestigioso nel settore dei veicoli industriali. Qualunque sia la sfida, c'è sempre un DAF pronto ad aiutarvi ad affrontarla al meglio.
Delcom è anche concessionaria Piaggio Commercial per chi ha l'esigenza di un veicolo in grado di soddisfare il bisogno di mobilità professionale e commerciale, che offre una gamma di veicoli caratterizzati da compattezza, agilità, capacità di carico ed ecocompatibilità. Delcom, essere una squadra, rende. Ci trovi a Rende? Di Sceglie e Salerno. www.delcomcs.com. Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto. Il mio? Beh, una bella casa, innovativa e con il miglior comfort abitativo. Perché continuare a sognarlo quando da Bigmat trovo tutto ciò che serve per la costruzione, ristrutturazione e rinnovo della casa? Bigmat è da sempre al fianco dei professionisti del settore, privati e artigiani, con una gamma completa di materiali per tutte le esigenze, dalle fondamenta al tetto, con soluzioni tradizionali all'avanguardia, con servizi personalizzati per ogni esigenza, dalla progettazione edilizia alla realizzazione di case in legno. Ampi spazi espositivi ti aspettano nello showroom Abimat. Qui troverai un'ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, oltre che l'Abimat Color Collection, con una palette di 72 colori e sfumature cromatiche studiate e create ad hoc per rispecchiare le tendenze del momento. Un team esperto in progettazione di interni ti accompagnerà per soddisfare il tuo stile e i tuoi gusti. Bigmat, il tuo sogno è la nostra realtà. Trova il tuo punto vendita Bigmat in Calabria su bigmat.it. Allora, siamo di nuovo in diretta, c'è una rettifica da fare. Allora, abbiamo delle immagini riguardanti un intervento di un cittadino di Pizzo Calabro, praticamente ha scritto una PEC, intanto vedete questa è la Terpa, ha segnato queste case, ha chiamato in trasmissione servizio del 2 dicembre 2022 ad articolo 21 ed ha chiamato il signor Giuseppe Buccinà. In merito a questo intervento e a quello che ha detto il signor Giuseppe Buccinà, c'è una PEC, sì, la PEC, sì, una PEC. L'avvocato, che si chiama avvocato Sofia Casuscelli, ha scritto ad articolo 21, scritta a Calabria TV, per conoscenza articolo 21 Lino Polimeni, e dice questo. Andiamo un attimo dove c'è lo stabile, grazie, torna in studio, un attimo, nel frattempo questo è lo stabile, torna in studio, questa è la PEC, oggetto trasmissione del servizio 2 dicembre 2022, residenti in Pizzo ed ivi elettivamente domiciliate alla via Malsamone 214, Salomone, scusate, 214, presso lo studio dello scrivente legale. Quindi presso lo studio ci sono i rappresentanti, che sono due, uno, due, tre, quattro, diverse famiglie. E cosa scrive nella PEC l'avvocato Casuscelli? Scrive: alloggi Aterp correnti in via in Pizzo, in via Pietà, consegnati in data 4 maggio 2022. Cosa dice praticamente?
I miei assistiti evidenziano la ferma volontà di dissociarsi dal contenuto del servizio, disconoscendo altresì le dichiarazioni in esso riportate dal signor Buccina Giuseppe, in quanto frutto di mera opinione personale dello stesso e non dell'intero gruppo di assegnatari. Il tutto ai fini di attuare una doverosa rettifica in eventuale proseguo di trasmissioni inerenti a tali alloggi e nell'ottica di una corretta informazione, per come da sempre perseguita da codesta emittente. Grazie e distinti saluti, avvocato Silvia Casuscelli. Cosa dice l'avvocato nella rettifica? Guardate che il resto, escluso il signor Giuseppe Buccinà, che ha parlato a titolo personale, tutti gli altri assegnatari in quella casa dell'ATERP si dissociano da quello che lui ha dichiarato. Se dovesse parlare ancora di questo, di questa palazzina, di queste case, parla a titolo personale. Quindi si sono dissociati tutti quanti. Quanto era questo dovuto? Noi l'abbiamo letto, l'abbiamo precisato. Adesso, quando chiamerà il signor Giuseppe Buccinà per parlare di case popolari, di parlare della sua casa, parlerà a titolo personale. Probabilmente nella trasmissione ha detto che parlava a titolo di tutte le persone che rappresentavano i problemi. Bene, andiamo avanti. Dopo questa rettifica, torniamo in studio. Parlando di anziani e parlando di casa di cura, noi abbiamo salutato gli amici di Petilia Policastro e chiudiamo la trasmissione poi con questo, con questa intervista. Questa intervista perché a Petilia Policastro nasce questa casa di cura bellissima, accogliente, dove noi abbiamo realizzato anche delle immagini dove si vedevano queste anziane che mangiavano, si allenavano, non è che giocavano a pallone col campionato del mondo in alto, però facevano ginnastica, socializzavano, eccetera. Abbiamo chiesto ai soci di questa Villa Santa Spina come nasce l'idea. Con oggi, diciamo, ufficialmente iniziamo questa avventura imprenditoriale. Un'avventura, diciamo, molto particolare perché al centro di questo progetto c'è l'ospite, c'è la persona, c'è l'uomo e soprattutto c'è la terza età. Beh, un momento importante questo per Petilia Policastro, al di là di quello che noi stiamo vedendo già le immagini, perché abbiamo fatto delle immagini col drone che danno poi la giornata anche azzeccata, perché può volare e dall'alto notate questa bellissima struttura che state vedendo nelle immagini, con me l'ex sindaco di Petilia Policastro Amedeo Nicolazzi, con delle persone che rappresentano la società, diciamo, di questa Villa Santa Spina. Benvenuti a Santa Spina. Perché Villa Santa Spina? Perché abbiamo voluto insieme tutti i soci, che siamo cofondatori. Tutti quanti questi signori sono cofondatori? Ci siamo seduti e abbiamo deciso. Non c'è uno che ha fatto prima e un altro che ha fatto dopo. Siamo una bella opera. Insieme. Sì, una bella opera. L'abbiamo dedicata alla Santa Spina, che è il nostro convento, che era da tanti anni dimenticato e che noi vogliamo aiutare a riportare pure alla luce di quello che merita. Era l'unica città o paese, chiamatelo come volete, ma io lo chiamo sempre città, Petilia Policastro, e città dove non c'era una casa di riposo. Cotronei ce l'aveva, Rocca ce l'aveva, Mesolaca ce l'aveva, Petilia non l'aveva mai avuta. Voglio un attimo aggiungere con Francesco Pellegrini, se non erro, che è l'amministratore unico della società. I numeri, perché bisogna parlare di numeri, di qualità, insieme anche, quanti sono i soci intanto? I soci siamo la famiglia Scordamaglia, rappresentata da Giuseppe, Salvatore Carvelli, io, la famiglia Nicolazzi, la famiglia Concio e Francesco. Tra l'altro la famiglia Concio mi dicono che è un noto ristoratore qui, cioè un noto ristoratore qui di Petilia. Di Petilia, sì. Non solo di Petilia, arrivano matrimoni da tutte le parti. Va bene, quindi siamo contenti anche per il lavoro che svolgete. E poi abbiamo l'altro gruppo. Francesco Rizza. Rizza, senti Francesco, una bella struttura. È una casa di riposo, e per chi ci sta guardando, indirizzata a tutte le famiglie o delle famiglie che hanno anche un aspetto economico diverso da quello che può essere la casa di riposo. Ecco, facci capire meglio. Vabbè, innanzitutto la struttura può ospitare sino a 80 persone, naturalmente è indirizzato a tutti. Questa, diciamo,
Intanto è privata. Esattamente, privata, però diciamo, è nelle condizioni già da adesso per essere convenzionata con l'ambito territoriale. Ha tutte le caratteristiche sia strutturali che anche professionali per poter essere accreditata. È un'iniziativa diciamo, aziendale come tale. Imprenditoriale. Esatto, esatto, imprenditoriale. Però la compagine sociale sin da subito mette al centro anche l'aspetto sociale, per cui visto anche il momento noi non puntiamo solo a chi ha i soldi, cioè per potersi pagare la retta, ma avremo anche un occhio di riguardo anche a chi non può. Esattamente, esattamente. Noi vediamo anche all'interno, perché ci sono delle cucine bellissime, personale qualificato, ma anche nel contesto delle terapie, anche della riabilitazione. Che tipologia è l'anziano che arriva in questa casa di riposo, perché è una casa di riposo? Esatto, vabbè, le tipologie sono tutti, c'è il, purtroppo diciamo, la malattia del secolo, la demenza, però diciamo, l'ospite viene come dire, al centro di questa iniziativa industriale, per cui noi qualunque aspetto alla malattia o esatto, alle eventualmente difficoltà che ha verrà, tant'è che noi facciamo le analisi ogni settimana. C'è il fisioterapista con la palestra dove fa la terapia. Per cui una struttura che a 360 gradi, caro Nicolazzi, dà la possibilità. Intanto è un fatto importante. Voglio integrare qualcosina. Sì. È una struttura che va a diventare sempre più competitiva anche nella strumentazione, perché ci stiamo dotando di elettrocardiogramma, aerosol e quant'altro. E vediamo, un mini pronto soccorso. Un mini pronto soccorso. Perché a Petiglia non esiste manco la guardia medica. Qui non c'è manco la guardia medica. Qua non abbiamo più manco la guardia medica. Ho sentito la tua domanda all'amministratore sui prezzi. Noi siamo competitivi e siamo paritetici aperta a tutti gli altri. No, come sono gli altri siamo noi. Non abbiamo né prezzi elevati, né siamo come gli altri. Scusi, gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto. Ecco, questo forse è l'insegnamento che poi serve. Sì, no, io questa frase l'ho scelta io. Sì. Neanche a farla apposta, sì, l'ho scelta io, mi ha colpito tantissimo e ho voluto metterla qui. Bellissimo. Anche lei la stessa cosa sul sì, 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 sì. Dare un aiuto veramente. Dare un aiuto alla comunità. Bene. Era quello che mancava. Bene, noi con questi anziani che alzano il pollice per dire tutto ok, questo è il sorriso che vorremmo vedere da domani all'interno della casa di cura Villa Santa Spina. Grillo Telematico. Da 25 anni proponiamo su tutto il territorio regionale soluzioni per il tuo business. Grillo Telematico è vendita e assistenza hardware e software per la gestione del magazzino e delle vendite. Casse automatiche self-checkout. Assistenza su misura. Ti seguiamo anche in remoto. Personalizzazione delle soluzioni scalabili per darti ciò di cui hai bisogno. Il nostro team saprà consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, rendendo la gestione del tuo negozio facile, intuitiva e veloce. Grillo Telematico. Portiamo l'avanzamento tecnologico nella tua attività. Finanziamenti con BCC Leasing e pagamenti personalizzati. www.grillotelematico.it. Grillo Telematico. Via Rocco Chinnici, 2V, Cosenza. Info 0984 48 31 26. 0984 34 595.
è difficile rinunciare. A Caffè Guglielmo è impossibile. Caffè Guglielmo è molto di più di un semplice caffè. È il risveglio al mattino, è l'energia che dà il via al lavoro, è il desiderio di una pausa relax in buona compagnia, è una ricarica di gusto per il palato. Caffè Guglielmo è una combinazione di aromi e sapori dal gusto intenso e deciso. Nei nostri store troverai tante idee regalo, le confezioni speciali, le caramelle e le nostre delizie al cioccolato e ovviamente tutte le miscele Guglielmo in capsule e cialde, oltre a un'ampia scelta di bevande per tutti i gusti. Disponiamo delle capsule monodose compatibili con i sistemi Nespresso, Lavazza a modo mio, Dolce Gusto e Lavazza Espresso Point. Per avere un caffè buono è indispensabile una buona macchina da caffè. Scegli quella più adatta a te come le nostre macchine a capsule, pratiche ed eleganti per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è semplice e veloce. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere il pulsante. In pochi secondi la bevanda calda e aromatica è pronta. Il modo migliore per rendere perfetto ogni momento della giornata. Caffè Guglielmo, solo per veri intenditori. www.caffeguglielmo.it. Da molti anni, Genius Gastronomia si dedica alle specialità tipiche della nostra terra. Ogni giorno portiamo emozioni sulle vostre tavole per farvi ritrovare tutto il gusto della tradizione. Lo facciamo con passione, seguendo le antiche ricette. Nascono così alcune eccellenze. Sua Maestà il Morzello, piatto unico e gustoso. Polpette al sugo, amate da ogni bambino. Arista di maiale al forno, per palati esigenti. Piatti pronti in 3 minuti e perfetti in ogni occasione. Le pietanze sono preparate artigianalmente con ingredienti naturali e selezionati. Cucinati e posti in comode vaschette. Novità, specialità barbecue pulled pork affumicato. Una delizia dal sapore autentico e inconfondibile. Per degustare i sapori di una volta, occorre individuare chi custodisce tali tradizioni. Noi abbiamo pensato di dare a tutti questa possibilità. Per questo ci trovi nei migliori supermercati della tua città. Genius Gastronomia, maestri del gusto. www.geniusgastronomia.net. Mifra L'Expert Calabria. Gli esperti siamo noi e siamo sempre insieme a voi. Scuola, lavoro e tempo libero. Il nostro obiettivo è offrire sempre prodotti di qualità con la migliore tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la migliore esperienza di acquisto. Ti seguiamo in ogni momento, dalla consulenza alla fase post vendita, guidandoti nella scelta dei prodotti adatti alle tue esigenze. La soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza.
Nifral Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.expertonline.it. Nifral Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Nifral Expert Calabria, il bello di fare shopping.